Consigliere Saita, lei interviene oggi in consiglio per illustrare una mozione per chiedere all'interno della conferenza di Stato-Regioni che non si tagliano i fondi per i non autosufficienti. Stiamo parlando naturalmente della legge di stabilità, la mozione invece ricordiamo presentata all'Ista Maroni Presidente, ma poi appoggiata anche dalla Lega Nord. Sì, appoggiata fortemente dalla Lega Nord, è una mozione che non dovrebbe doversi fare, perché è come chiedere a un buon padre di famiglia di non buttare dalla rupa di Tarpea i propri figli più fragili. Insistiamo con i nostri vertici che nella conferenza Stato-Regioni chiedano al governo di ripristinare i 100 milioni tagliati dal fondo per la non autosufficienza rispetto al 2014. Questa cosa è abbastanza tragica in questo momento, dopo i siparietti estivi delle secchiate gelate, di acqua gelata, a cui ha partecipato anche il primo ministro Renzi, che è sempre il primo della classe, che nello stesso tempo il suo staff, il suo governo stava vedendo come tagliare questi finanziamenti. A me dispiace moltissimo, e la Lega Nord ne fa un urlo di dolore di questo aspetto, che nel momento in cui si toglie ai più fragili vengono stanziati 150 milioni alla Calabria per i forestali e vengono stabilizzati 100 milioni a Napoli per i lavori socialmente utili, 40 milioni al Molise perché è fuori dal deficit per la sanità. E inoltre, lo dico con forza, disdicevole, vengono trovati 170 milioni per i clandestini, per l'accoglienza, e nello stesso momento in cui Alfano aveva dichiarato stop, fine del Mare Nostrum, questo cammino costosissimo per gli italiani, vista anche la beffa europea, adesso viene ripristinato ancora per 3 mesi con costi elevatissimi. Questo non è accettabile. Ecco, in termini di servizi, cosa vuol dire tagliare 100 milioni in questo settore? Significa togliere attimi, momenti, mesi di vita a queste persone, perché queste persone sono estremamente gravi. Quindi ogni minimo supporto tolto è come rimetterli un po' su un cammino di non vita, e questo non è accettabile. Un paese che non protegge i propri figli deboli non è tale di essere chiamato civile. Ecco, peraltro la Regione negli anni passati è intervenuta proprio, sì, a favore di questo. Sì, è intervenuta e interverrà, ma non potrà certo sopperire, anche tenendo conto dei grossi tagli che sono stati fatti alla Regione Lombardia, più di 1 miliardo, sia sulla sanità e quindi anche sul socio sanitario, pur essendo una regione virtuosa e quindi anche in rapporto al PIL, che è il più alto, quindi un salasso maggiore. Ecco, ricordiamo che sarebbero penalizzati i servizi anche di assistenza a domicilio, no? Ma certo, quindi... quando si dice di dare dignità alla vita, di tenerle più possibile in famiglia, ma come può reggere una famiglia oggi con la crisi che c'è a sostenere delle assistenze che sono quasi da sanitarie, senza un supporto, senza presidi, cioè vengono tolti i pannoloni, cioè abbiamo dei risparmi fortissimi su bisogni estremamente elevati. Infine ricordiamo che in Lombardia sono attorno ai 670 le persone che hanno bisogno di questo tipo di servizio. Sì, esatto, sono circa 670, e bisogna anche considerare sempre, non ci pensano, che se noi diminuiamo i servizi aumenta il costo sanitario, perché c'è un maggior afflusso nelle strutture sanitarie. Quindi anche questo credo non sia stato nei pensieri di chi ci governa. Perfetto.